Multiversi, demoni, custodi del tempo, leggende urbane, preso, mixato, tutto insieme. Signore e signori, questo è Loki! Tutto quello che sentirete da qui in avanti è spoiler perché andiamo ad analizzare curiosità ed easter egg del primo episodio della serie Marvel. 42. Iniziamo con il nostro Loki che, rubato il Tesseract, perché è il Loki del 2012, ricordiamolo, non il Loki morto e a questo punto sepolto, ucciso da Thanos, precipita nel deserto del Gobi dove trova la popolazione locale, ma plana proprio male sulla sabbia, un po' come aveva fatto il Tony Stark nel suo primo storico Iron Man, un richiamo interessante. E poi come non citare il fatto che il multiverso viene finalmente certificato dalla TVA, o meglio, dovrebbe esistere, ma è stato distrutto e corretto in una semplice timeline lineare dai tre custodi del tempo. Custodi del tempo che vediamo nell'animazione, nel cartone animato stile anni 50, molto carino, che è stato fatto per spiegare un po' il funzionamento del tempo, identici a come sono nei fumetti. E questo è sicuramente un aspetto molto importante che ritornerà nelle prossime opere. Abbiamo tutti questi assaggi, quindi il prossimo Doctor Strange, Multiverse of Madness e magari anche Spider-Man No Way Home ci diranno qualcosa in più. Quando avete sentito la parola Nexus, vi è per caso scattato un campanellino in testa? Beh, sì, perché WandaVision ci aveva già presentato il Nexus e tutto quello che abbiamo visto in realtà è un grande evento Nexus, cioè una modifica del tempo altamente sgradita a chi sta ai piani alti. Wanda stessa è un essere Nexus. Gli easter egg gustosi arrivano quando ci spostiamo, era inevitabile, nel corso del tempo e in particolare quando arriviamo nella Francia del 1549. Mobius, interpretato da Owen Wilson, è lì per scoprire quello che sta succedendo, visto che c'è un'entità che viaggia nel tempo commettendo dei crimini e uccidendo gli agenti della TVA, i suoi Minutemen, quando arriva un ragazzino. E il ragazzino, quando gli chiedono chi è, se ha visto qualcuno, gli indica una vetrata con un demone. Un diavolo? Mephisto! No! No! No, non sono collegati. Non partiamo per favore con questo tipo di speculazioni. Però sì, a quanto pare il ragazzino dice che quell'entità è un demone che tra l'altro gli ha lasciato un regalo, un pacchetto di gomme da masticare di nome Kablooey che fa diventare la lingua blu. Esattamente come blu lo è anche nella vetrata. Esattamente però in realtà come sarebbe tutto Loki se non fosse in disguise, cioè sotto la forma di un essere umano, perché come sappiamo Loki in realtà è un gigante di ghiaccio. Quindi alla luce della rivelazione finale, tanto è tutto spoiler quindi lo sapete benissimo di quello che stiamo parlando, potrebbe anche essere Loki stesso, no? Che ha preso una forma o il bambino se lo è immaginato così. Non vi sarà sfuggito anche che quando si dice la parola incubo, lo dice Loki a Mobius nei corridoi della TVA, lui si lascia sfuggire una uscita che ci fa pensare che esista veramente un qualcuno, qualcosa che si chiama incubo. E in realtà sarebbe anche un personaggio realmente esistito, nemico storico di vari supereroi, tra cui Spider-Man, e quindi boh, chissà se lo vedremo mai. Abbiamo poi delle conferme arrivate anche alla vigilia della serie, ovvero del fatto che Loki è gender fluid, dalla sua scheda di arresto si può evincere e quindi beh, probabilmente è semplicemente un anticipo di quello che vedremo, Lady Loki probabilmente in qualche forma. E poi, non dite che noi di Lega Nerd non siamo super avveduti su certi fatti della pop culture, il riferimento a Loki nei panni di D.B. Cooper, protagonista di uno dei casi di cronaca più eclatanti, misteriosi, interessanti, fighi che vi abbiamo raccontato anche sul nostro blog, era troppo appetibile per non metterla qui negli easter egg, quindi poi andatevi a leggere anche l'articolo che vi mettiamo in descrizione. Altri particolari carini arrivano direttamente dalla TVA stessa, dove la giudice che sta per condannare
e fare l'esecuzione a Loki, si chiama Ravanna Renslayer. Non sembra esattamente la controparte del personaggio a fumetti, che ricordiamolo è una persona molto importante per Kang il Conquistatore, un viaggiatore del tempo, però villain, che ha dato del filo da torcere a vari supereroi, che dovremmo vedere tra l'altro in Ant-Man, il nuovo Ant-Man Quantumania. E come non parlare del personaggio di Owen Wilson, questo Mobius, che tra l'altro è un easter egg vivente. Tanto è vero che ha non soltanto le sembianze del personaggio a fumetti, ma il personaggio a fumetti a sua volta era chiaro omaggio a Mark Grunwald, fumettista, creatore di Squadrone Supremo e anche di John Walker. Sì, avete capito bene, US Agent, che abbiamo appena visto in The Falcon and the Winter Soldier, era creatura di quest'uomo, che adesso era diventato personaggio dei fumetti e adesso è diventato Owen Wilson alla sua faccia. Altra curiosità per chi va a spasso nel tempo: a un certo punto, durante il colloquio tra Mobius e Loki, Mobius si beve una lattina un po' particolare, un po' strana, un po' anni 80, ed effettivamente è una lattina realmente prodotta da Pepsi, che si chiama Jost, che credo che forse da noi manco mai sia arrivata, ora però sarei curioso anche di sapere che gusto ha. E quando Loki, in quella divertentissima scena, ha paura di passare sotto lo scanner perché verrebbe sciolto in caso fosse un robot, e si chiede: ma esistono dei robot che non sanno di essere robot? Beh, sì, e è una citazione chiara ai Life Model Decoy che abbiamo visto nei fumetti. E chi lo sa, boh, se li vedremo anche qua, probabilmente. Non mettiamo troppa carne al fuoco. Ma un grosso easter egg è quello che si vede verso la fine dell'episodio, quando Loki ha finito di assistere al film della sua vita, nel vero senso della parola. Molto meta questa cosa, eh? Assistere al film della propria vita, ed è un film Marvel. Chi lo sa se a voi piacerebbe. Sul nastro che passa alla fine del filmato ci sono scritte due indicazioni: ETH615 e ETH616. Beh, quindi Earth 616, che da che mondo è mondo è sempre stata la continuity principale dell'universo Marvel a fumetti. Diamo per scontato che sia anche quella principale del Marvel Cinematic e TV Universe, e che quindi questa Earth 615 sia in realtà quella frattura temporale che Loki del 2012 ha creato prendendo il Tesseract, e quindi che è stata messa sotto controllo, quella che abbiamo visto qui all'inizio. Però, come siamo venuti a sapere dalla fine dell'episodio, c'è un qualcuno che se ne sta andando in giro creando delle nuove timeline parallele, alternative, chiamatele come volete, impossessandosi addirittura dei dispositivi per il reset della TVA. Quindi la vedo dura che i multiversi spariscano così dall'oggi al domani nel futuro della Marvel. E allora l'ultima domanda è veramente questa: chi c'è sotto quel cappuccio che abbiamo visto alla fine dell'episodio? Bella domanda, vabbè, dato il colpo di scena introdotto 2 secondi prima, possiamo pensare che sia la versione fuggitiva di Loki, questa variazione. Ma chi lo sa? Arriva Mephisto! No! Oh, se ti è piaciuto questo video, metti un like. Se non ti è piaciuto, metti un dislike. Se hai trovato altri easter egg, curiosità, cose da segnalare, errori, commenta qui sotto e facci sapere tutto anche in vista dei prossimi video, sempre su Loki, ma easter egg, curiosità in generale. Segui Lega Nerd, attiva la campanella e in gamba, così ci vediamo al prossimo multiverso della follia.